è impossibile contare il numero di lottatori che è stato affrontato da Shinsuke Nakamura, decine, decine, centinaia, tra Giappone, Stati Uniti, Messico, ha lottato praticamente in tutto il mondo, e quindi difficile capire quali avversari, quanti avversari, contarli proprio tutti, ma lui ci lascia una traccia molto molto particolare, perché ci dice sicuramente qual è il lottatore contro cui vorrebbe avere il match di ritiro. Quindi benvenuti a questo nuovo appuntamento con un Lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, e oggi parliamo della fine della carriera di Shinsuke Nakamura. Ovviamente lui e i fan sanno che non potrà lottare per sempre, no? Siamo scesi a patti con tutti. Chi ha lasciato in un certo modo, chi in un altro, chi ha lasciato buoni ricordi, chi ha lasciato ricordi così così. Però sicuramente tutti a un certo punto devono smettere di lottare. E durante un'intervista gli è stato proprio chiesto: ma contro chi vorresti disputare il tuo ultimo incontro, proprio l'ultimo incontro della tua carriera? E lui è stato molto molto chiaro in una risposta che è sembrata davvero facile, quindi non possiamo dubitare. Lui vorrebbe affrontare Hiroshi Tanahashi. I due sono stati ovviamente rivali, sono stati tag partner, hanno praticamente iniziato nello stesso momento in New Japan Pro Wrestling, e insieme a Shibata sono stati nominati i New Three Musketeers. Di questa cosa ne abbiamo anche già parlato qualche tempo fa. Sicuramente, diciamo sicuramente, sarebbe molto bello vederli un'ultima volta insieme sul ring. Potrebbe essere, diciamo così, la chiusura del cerchio perfetta per la storia e la carriera di questi due lottatori. Sarebbe anche un pochino la ciliegina sulla torta di una carriera, quella di Nakamura, che forse adesso, in questo momento in cui stiamo mangiando alcune delle fette rimaste lì per qualche giorno in WWE, sarebbe proprio bello vedere un grande match con un grande performer come Hiroshi Tanahashi, proprio per dare vita a quello che potrebbe essere un vero, bellissimo dream ending career match. E per ending career non perché qualcuno si fa male, ma semplicemente perché è ora di appendere gli scarponcini al chiodo. Grazie davvero di cuore per aver seguito. Ci trovate qui dal lunedì al venerdì ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify con altre pillole che riguardano il mondo del puro wrestling. Noi l'abbiamo chiamato un Lariatto al giorno perché così alle 8 del mattino vi svegliamo bene con questo lariattino che vi dà un po' di brio e di voglia di imparare a scoprire qualcosa sul mondo del puro reso. Grazie mille di cuore per averci seguito fin qui, noi ci risentiamo alla prossima!